Ciao a tutti, oggi vediamo il gioco Need for Speed Shift, un bellissimo gioco di corse disponibile da poche ore su App Store. Allora, questo è il menu principale. Io ho già fatto diciamo il tutorial, che parte automaticamente quando abbiamo l'applicazione. Vi faccio vedere un attimo il menu prima di farvi vedere una gara vera e propria. Ecco, qui possiamo personalizzare la nostra auto, non solo comprarne di nuove, ma anche modificarla e potenziarla. Così possiamo comprare altre auto, tra quelle già sbloccate, finora ce n'è una. E qui ecco, possiamo potenziarla con vari accessori, quindi la velocità massima, le gomme e così via, proprio come i classici Need for Speed. Logicamente ogni accessorio ha un prezzo. Il denaro che abbiamo è scritto qui, attualmente $2000, e il prezzo dell'accessorio a quest'altra parte. È anche possibile personalizzare il nitro e l'aspetto della vettura. Perfetto, torniamo al menu principale, dove possiamo sia iniziare una gara veloce che la gara vera e propria, il campionato o il multiplayer Bluetooth e Wi-Fi non online. E alle opzioni. Le opzioni, oltre alla possibilità di ascoltare musica presa dalla propria libreria, possiamo cambiare i controlli. Adesso lascio su principiante, in pratica c'è una guida assistita, la frenata assistita e la trasmissione automatica, ma se mettiamo esperto abbiamo anche la trasmissione manuale, come si cambiano le marce spostando il dito in alto la marcia superiore, spostando il dito in basso la marcia inferiore. Possiamo anche personalizzare, vedete, i controlli. Lascio principiante per farvi vedere più facilmente il gioco, ma io consiglio di mettere la massima manualità in tutti gli aspetti per godersi al meglio questo gioco di corse. Abbiamo accesso al nostro profilo con le vittorie, le gare vinte e così via. La precisione di guida, cioè cosa significa, quanto siamo stati bravi a seguire quella che è la traiettoria perfetta. E continuiamo la carriera. Io ho già completato una gara, adesso c'è la seconda e ve la faccio vedere. Come dicevo, l'accelerazione è comunque automatica, qualsiasi personalizzazione dei comandi, mentre per frenare dobbiamo toccare qualsiasi punto del display. La sensibilità è ottima, quindi la guida non è assolutamente difficoltosa. Nella modalità principiante la traiettoria perfetta è visualizzata con queste frecce verdi che vediamo sull'asfalto. Belli anche i danni della vettura, molto realistici. Scusate se esco dalla schermata, dalla telecamera, ma ecco, anche gli effetti di luce sono magnifici, ecco, sono in una galleria. Guardate quando esco, c'è l'effetto. Per frenare basta vedere, toccare qualsiasi punto dello schermo. Posso cambiare visuale. Io personalmente preferisco quella, ecco, interno abitacolo, e questa che dà molto la sensazione di velocità.
Infine abbiamo questo. Come ho detto prima, se vogliamo cambiare le marce adesso non posso perché ho scelto la modalità principiante, dito verso l'alto o verso il basso per cambiare marcia. Non so se ci fate caso, il vetro adesso è leggermente rotto perché abbiamo fatto qualche incidente di troppo. Il gioco quindi è questo, bisogna logicamente vincere le singole gare e portare a termine vari obiettivi. I punti si conquistano anche mantenendo la traiettoria perfetta, evitando di arrecare danni all'auto. Quindi diciamo, la grafica è magnifica, noi siamo su un iPhone 3GS, anche la giocabilità è ottima, degna del migliore Need for Speed. È un gioco che potrebbe essere assolutamente da console, ricordiamoci che siamo su un iPhone. Diciamo che al momento questo titolo è uno dei migliori, se non il migliore titolo di corsa per iPhone. Ecco, abbiamo vinto la gara, abbiamo guadagnato anche del denaro che potremmo spendere per personalizzare l'auto. Come dicevo, si tratta di un gioco veramente bello che consiglio a tutti gli appassionati e gli amanti delle corse di auto. Abbiamo qui i punteggi in base alla precisione e all'aggressività e così via. Abbiamo sbloccato altre gare nella modalità carriera. Eccolo qui, livello piloti e eliminati. Abbiamo quindi altri tipi di gare che variano, come ho detto, anche da città a città e da livello a livello. Il gioco quindi è molto molto bello, ha fatto un bel lavoro e vi rimando alla scheda tecnica su iPhone Italia per qualsiasi altro dettaglio. Ciao a tutti!